Ciao! Oggi vi porto un gioco molto antico che è il gioco delle cinque pietre o se no il gioco cinque Marie. In Brasile è conosciuto come Jogo Cinco Marias, in Italia di più come cinque pietre o gioco delle pietre, o esistono anche altri nomi dipendendo dalla regione. Allora, ho capito che questo gioco qua ha origine nella Grecia, però si gioca in tutto il mondo. E io ho deciso di insegnarvi a fare sacchettini, di giocare con voi insegnando il gioco con i sacchetti di riso, di tessuto, perché noi siamo negli appartamenti e allora e questo qua, per dire, io gioco, guarda, non fa rumore, no? Io preferisco così. Io vi insegnerò 5 modi di giocare, che sono le fasi. Perché esistono 20, ma io ho scelto 5 perché sono quelle un po' più divertenti e più facili anche magari per i bambini. Ok, adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, per fare questo gioco abbiamo bisogno di un po' di riso, un ago, il filo e poi dei pezzettini di stoffa che diventeranno i nostri sacchettini, no? 5 pezzettini più o meno della stessa dimensioni. Io ho fatto tipo un 4 per 5 più o meno, ok? Vi faccio vedere la fase 1. Questo gioco qua stimola molto il pensiero e anche la parte motoria, perché devi pensare, guardare dove va l'oggetto e anche prendere al volo, no? Allora, praticamente questi 5 sacchetti li butti così, prendi uno, ok? Tiri in aria e prendi un altro, ok? Proviamo, eh? Li metto da parte. Oh, non ho preso. Quando mi capita una cosa così, io passo il gioco al mio amico, perché posso giocare da solo, in due o anche in più persone, no? Basta che ognuno passi il turno, ok? Allora facciamo così, guarda, fai finta che non ho sbagliato. Ok, così ho finita la prima fase. Allora, ho scelto la seconda fase. Quella di prendere 2 sacchettini alla volta, ok? Perché dopo ci sarebbe la fase di prendere 3 sacchetti e anche 4, ma alla fine secondo me è molto difficile per i nostri bimbi, allora facciamo così, ok? Niente, ho buttato 5 sacchetti, prendo uno, tiro in aria, prendo due e metto da parte. Se sono molto lontani, noi possiamo mettere in aria così e avvicinarlo, ok? Un po', va bene? Ok, così ho un po' sbagliato, ma va bene. Intanto sarebbe così: buttare in aria, prendere due e mettere
da parte, così ho tutti i miei 5 di nuovo. Andiamo alla fase 3. Allora, la terza fase è la seguente. Te dovresti fare un ponte così con la mano, ok? Metterla qua, giocare così i sacchetti, prendere uno e dopo piano pianino buttare in aria e passare uno di sotto. Puoi ravvicinare i quadrettini per terra, si vengono troppo lontani, no? E così. Oh, vedi, non sono riuscita a far passare. Adesso sono riuscita. Oh, vedi, è caduto. Allora, quando cade, devo passare al mio avversario. Però io continuo perché voglio farvi vedere. E così, questa versione qua del ponte troverete in internet e anche altri modi di giocare, dei modi che sono un po' più difficili, che l'avversario sceglie anche un ostacolo, che uno non può toccare quell'ostacolo lì, però per i nostri bambini secondo me va benissimo così, è già difficile. Il quarto modo di giocare che ho scelto si chiama bico di patto. Allora, butti i sacchettini, con la mano fai così, ok? Un becco, e allora prendi il sacchettino, butti in aria e metti nella mano. Prendi il sacchettino, butti in aria e metti nella mano. Fino a 5. Ok, così. Allora, vi faccio vedere l'ultima parte, il quinto gioco, la quinta fase, no? Della mia selezione. Sarebbe così, sono 5 sacchettini, io devo buttarli in aria, girarli le mani e loro devono restare qua. Poi dopo devo farli inverso, ok? Praticamente quello che è più bravo è quello che riesce a tenere di più sopra le mani. Va bene? Proviamo, eh? Sono caduti proprio tre. Va bene, dai, facciamo di nuovo perché ero più brava. Mamma mia, santa. Ah, vedi? Ah, ce l'ho fatta. E così, infatti, per questo i sacchettini devono essere piccolini, ok? Anche per la mano dei bambini. Va bene? Perché sennò non ci stanno tutti. Allora, questo gioco qua io vi ho insegnato a giocare con i sacchetti, però possiamo giocare con le pietre, come avevo detto, e anche con le conchiglie, con qualsiasi cosa che trovate e che sia un po' piccola, diciamo, non tanto piccola, però che ci stia proprio tutte in un palmo, ok? E niente, spero che vi sia piaciuta come idea, nel senso che ho ripreso una cosa molto antica. Infatti, giù nel mio video scriverò un po' di cose, un po' di informazioni, tra cui il link, che ho guardato per vedere i giochi. Ok? Così potete guardare anche voi, è molto carino. Niente, alla prossima allora. Divertitevi. Ciao ciao.